Bentornati ragazzi, questo è Epni. E quando vedete questo video probabilmente è Natale, sì, perché ve lo metto la mattina di Natale, quindi... Beh ragazzi, buon Natale! Allora, oltre a questo, non è solo un video per augurarvi buon Natale, ma per darvi quello che è il mio regalo, almeno una specie di regalo. Allora, visto che spesso e volentieri molti di voi mi chiedono nei commenti o nei messaggi privati, Stepni, cosa fai per fare un video? Come fai un video? Da che cosa prendi ispirazione per fare un video? Allora, a parte il fatto che qui c'è un video da renderizzare, quindi la merda, qui c'è questo computer fa un macello assurdo, non so se lo sentite, spero di no. E là dietro in quella scatola, ci faccio caso, c'è il regalo della gioia. Volete sapere cos'è? Siete proprio sicuri di volerlo sapere? Vabbè, abbiate un attimo di pazienza. Vieni qui, piccolino, vieni qui. Vieni qui, piccolino. C'è un coniglio nano! C'è un coniglio nano, testa d'ariete, guardatelo! Guardate com'è piccolo, impaurito, indifeso! Ti difendo io, piccolino. Ok, lo metto a posto prima di ucciderlo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok. Potrebbe essere la mia nemesi, eh? Ok, vabbè, basta. Eccoci, magari non stacchiamo il filo delle Triton, sennò non funzionano più. Allora, facciamo finta che non abbia detto niente. Allora. Qual è quello che voglio fare oggi? Il mio regalo è consigliarvi su come fare un video, darvi, diciamo, gli input. Allora, personalmente io vi sconsiglio vivamente di fare un video quando siete stressati, oppure quando avete altri pensieri della testa, tipo, non lo so, dovete studiare, avete un'interrogazione, dovete uscire, avete litigato con qualcuno. Ecco, quelli sono i momenti peggiori, questa luce mi sta accecando, mi sta veramente accecando. Quelli sono i momenti peggiori per fare un video, perché poi il video conterrà questi stati d'animo che lo influenzeranno in maniera negativa. Quindi, quando siete in quel modo, voi non lo fate. Oppure aspettate un pochino e vi passi, e vi passerà. E ecco, poi lo fate. Poi. Avete visto il coniglio? Ha tentato di uscire. Fermi tutti, perché se esce poi sono nella merda. Io ho la gioia, sono nella merda. Allora, poi, altra cosa importante è focalizzare bene in testa. Quello che avete intenzione sarà l'argomento, perché non è semplice dire guarda faccio un video così a caso, cioè non è, almeno che non sia un live nel quale non dovete ponderare troppo su quello da dire, non è che non siete psicopatici come me che addirittura spiego le cose in live lì proprio da ammazzarsi. Se avete un argomento di cui parlare, io vi consiglio vivamente di farvi una scaletta per seguirla, perché poi vi impappinate, cioè è statistico, a meno che non abbiate una memoria di ferro, vi impappinate, saltate dei punti che poi dovete ridire dopo e quindi fate un macello incredibile sia col video sia con voi stessi, perché poi vi dimenticate anche le cose dopo. Quindi, se avete un argomento di cui parlare, io vi sconsiglio di fare un live, ma vi consiglio di fare un commentario a parte con come sfondo insomma, il video di cui volete parlare, eccetera. Altrimenti c'è il live che sistema sempre tutto le cose, no? Vabbè. Il live è parzialmente più difficile da fare. Se, no, non lo sapete, non lo so. Non so se è più difficile fare un live o un commentary. Personalmente a me riesce più facile fare un live, magari perché ormai ho preso l'abitudine. Però per altri è magari più semplice fare un commentary. Dove cazzo è? Coniglio, se scappa sono fottuto. Vabbè, comunque questo, anche questo era molto importante. E a seconda di questo, appunto, preparatevi, ragazzi, perché se è un live, magari non fate il primo live registrato perché potrebbe venire una merda, come spesso capita a me. Vedi, io ragazzi vi do anche consigli che io spesso e volentieri non rispetto perché sono un deficiente, lo so, lo so, lo so. Comunque, passiamo avanti. Allora, se non avete idee, io sono dell'idea. Se non avete idee, io sono dell'idea. Io sono un parolaio, come cazzo parlo? Vabbè. Sono dell'idea che cercare su YouTube spunti sia la cosa più giusta da fare. Perché se gli altri mettono video è per farvi vedere il loro stile. Se uno il suo stile magari se lo sta creando perché è uno YouTuber in crescita, è giusto che magari prenda spunto e cerchi di capire qual è il suo stesso stile. Quindi, se avete degli YouTuber che preferite, cercate di guardare quello che fanno e provate magari a rifarlo secondo anche le vostre aspettative, il vostro stile, il vostro proprio stile. Come cazzo parlo stasera? Ok, ad esempio, faccio un esempio, a me piace PewDiePie, l'ho sempre seguito e spesso e volentieri in passato ho fatto serie tipo su Amnesia perché l'ho visto da lui, come cazzo si chiamava? Happy Wheels perché l'ho visto da lui e Lucius perché l'avevo visto da lui, cioè, tanto semplice. Se vi piace provate a trovare nuove idee anche grazie a loro, mi pizzica la testa. Ok,
Poi, oltre a questo, che dirvi? Quando un video, se voi avete un canale, ok? E caricate per la prima volta una nuova serie e vedete che quella serie non piace, io vi sconsiglio veramente col cuore di continuarla. Magari stoppatela e ricominciatela dopo qualche mese, perché continuare una serie della quale non ricevete abbastanza soddisfazioni, ad esempio, boh, non lo so, commenti negativi, tanti non mi piace, ecco, influenza il vostro modo di proseguire quella serie, ve l'assicuro perché mi è capitato con Happy Wheels. A me Happy Wheels piaceva, però non piaceva a coloro che lo facevo. E quindi ho smesso di farlo, semplicemente. Però non tutti fanno così, continuano a caricare video perché ci sentono, ok? Può darsi, però io sinceramente sono qui per divertirmi, ok? Però voglio anche far divertire voi. E se un video non vi diverte, che cazzo lo metto a fare? Ok, posso dire lo metto per soddisfazione personale. Ma fino a un certo punto, perché la soddisfazione personale si realizza quando vedo che appunto c'è la soddisfazione da parte vostra e mi piace da parte vostra e commenti positivi da parte vostra. Quindi questo è importante. Comunque, questo insomma è la saggezza di Step, quello che volevo insegnarvi su come fare video. Magari non è tutto quello che avrei potuto dirvi, ma è quello che in questo momento mi sento di dirvi, e questo è il mio piccolo regalo di Natale che non trovate sotto l'albero, ma trovate qua su YouTube, e vi ringrazio ancora una volta perché siete qua con me, e soprattutto questo non è l'unico regalo, perché io continuerò, ancora nel 2013 e sempre di più, a caricare video ogni giorno quando non ci saranno è perché non avrò avuto voglia di farli, e capirete che fare video contro voglia non è la cosa esatta da fare. Ok. Alleghiamo a questo video anche le FAQ della scorsa settimana, mi sembra giusto, no? Si fa, si fa, si fa. Allora, apriamo la pagina con le facche che ve le leggo. Allora, dove si cominciava? Un secondo, non mi pipnate. Ci siamo, ci siamo, ci sono, ci sono, ci sono. Ok, la prima fac l'ho chiamata cacca, perché? Ah, ok. Vig e cucufiu agvu fa, scrive, fuck me maybe. Quante volte fai la cacca in un giorno? Allora, dipende. Dipende, perché se mangi pesante, ad esempio il cenone di Natale, cioè può darsi che caghi due volte, dalle 9 a mezzanotte c'è caso caghi due volte, quindi dipende anche da quello che mangi, altrimenti io di solito una al giorno togli il medico di torno e quindi tranquillo io una. Perché fai i vlog mostrando la faccia e non il culo? Scritto da Salta Host. I vlog che mostrano il culo si chiamano porno e li puoi trovare al sito... Ok, va bene. Fuck, potresti apparire... No, aspetta, ok, ho letto come un cane. Faresti apparire questo commento a metà del video alla cazzo? Non so se questa è la metà del video, però... Bam! Commento apparso. Apparso, si dice apparso? Boh. Minchia, come è apparso. Stasera proprio sono dal linciaggio. Sono dal linciaggio. Granatieri97 mi scrive. Fuck, qual è stato il tuo primo gioco? Per quale console? Bona. Allora... Rimembra nelle tue cervella il primo gioco. Allora, se si esclude il Game Boy come console, non so se si può contare come console, il primo gioco a cui ho giocato è Super Mario per il Nintendo 64. No, ho detto una cazzata. C'è ancora un gioco a cui ho giocato prima che era il giochino Guardie e Ladri sull'Atari. Ricordate l'Atari? Probabilmente no, è una console davvero davvero vecchia. C'era un joystick che era fatto tipo a quelle manopoline delle sale, che cazzo si chiamano? Delle sale dei videogiochi. Delle sale giochi. Sono un deficiente, sì. Comunque, Guardie e Ladri per l'Atari, sì. Non mi ricordo il nome, però era un Guardie e Ladri. Pancatos 96, che è un mio amico e non ringrazio per questa domanda perché è un bastardo. Se dovessi scegliere tra la tua gatta e la gioia, chi sceglieresti? Figlio di puttana. Allora, probabilmente sceglierei la gioia. Oppure la mia gatta. Che si fottano, YouTube Money! Here comes the money! Here we go, money talk! Perché, no, che cazzo sto facendo? No, ok. IDF Alien. Fuck, hai avuto altri clan a parte gli Azero? Se non fosse stato per la CTS, saresti uscito lo stesso? Allora, sì, ho avuto altri clan a parte gli Azero. Ero nei Fix.
Allora, inizialmente ero nei Red, insieme a tutta la banda, DJ Botta, Kugo, Lipari, eccetera. Poi sono andato nei Fix. C'era Lucos, Gridfteboeus, c'era Zoda, io, Omega, poi mi dispiace ma non mi ricordo i nomi degli altri, e poi sono stato nei RAF, che era sempre con la banda del Botta, di nuovo nei Fix, di nuovo negli AlphaZero, negli Xero, sono stato negli M200, insomma sì, ho girato un po' di clan, adesso non sono in nessun clan però. Se non fosse stato per la CTS, sarei uscito lo stesso. Boh, probabilmente sì, perché ragazzi, allora, quello è stato un periodo nel quale io avevo totalmente smesso di giocare alla Play. Giocavo solamente al computer, diciamo, avevo fatto anche altre conoscenze. E non ho chiuso gli Azero perché mi stavano antipatici, assolutamente. Anzi, spesso e volentieri glieli sento e quindi no, non è questo il motivo. Prossima domanda. Mister Kazex. Ah, grande step, ci stai dentro a nastro. PS, a che livello si evolve Magikarp? Cazzo ne so, chiedilo a Ash Ketchum, non lo so se evolverà al 30, al 29. Quanto cazzo si evolvevano i Pokémon? Non me lo ricordo. Ultima, penso, credo sia l'ultima. Fuck, Stepney, sei musulmano? Se sì, facci Alakrabatta Baboom. Penso intendesse il video col musulmano che si esplode a bomba atomica. No, non sono musulmano, quindi... Non vi faccio il set Mahalahara. Boom! Ok, cazzo sto facendo? Esplode tutto. Ah no, non era l'ultima domanda, ce n'è, c'è l'ultima. Imanny scrive: qual è il tuo pensiero ricorrente? Allora, pensiero ricorrente è il pensiero al quale, diciamo, rivolgo più spesso il pensiero. Boh, senz'altro la gioia, la scuola, YouTube. No, la scuola no. Vaffanculo la scuola. YouTube. YouTube e la gioia sono le cose a cui penso più spesso, sì. Queste due. Allora, ragazzi, questo video è terminato. Magari vi aspettavate altro per Natale, però ci ho tenuto a farvi vedere questo. Nella settimana che viene, ovvero questa, vi ho già lasciato video di Minecraft e di COD, mi sembra. Sì, di Minecraft e di COD. E per il 30. 31 dicembre ci sarà il Best of Stepney 2012. Mi raccomando, non perdetevelo perché ho riassunto quello che sono stato in questo anno di YouTube, se così si può dire. Non dura molto, dura sui 6 minuti, 5 minuti, 6 minuti, non mi ricordo. Vabbè, voi non perdetevelo, mi raccomando. Quindi ragazzi, io me ne vado. Oggi è Natale, quindi divertitevi con i vostri parenti, con i vostri amici, non so con chi sarete, io sarò con i miei parenti, sarò ad abbuffarmi come un portoricano davanti ad un buffet e ci vediamo domani ad un prossimo video. Qua era Stepney. Buoni! Infant so tender.